Per noi oggi c'è sempre Scali Simone. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, eccoci qua al campetto, l'habitat naturale di Alessio Maggioni, il nostro migliore in campo Scali di oggi. Buonasera, complimenti per la prestazione. Ci dicono che lo Zivido ha vinto con un super Maggioni, 2 gol e un assist. Confermo. Ah. Sì, ma proprio in scioltezza, eh. Mamma mia. Partita non bella. Campo bruttissimo. Chapeau. Oshalans Maggioni. Siamo andati in vantaggio. Poi come al solito siamo fatti recuperare. Però dopo ci siamo risvegliati e siamo andati a prenderla. Sì, era una partita importante quella di oggi. I ragazzi di Sommella erano andati per spacciati. Girava voce che non ci credevano più. Una partita importante in casa della terza di classifica e 3 punti in saccoccia. Seconda, dico. Seconda pari punti, 3 punti per sperare, per crederci ancora. Ora c'è la sosta, l'Orino di merda ha vinto, siamo sempre meno 3, però noi ci crediamo. E niente, 2 piccole domande, poi ti lasciamo andare perché non sta bene, la febbre, nonostante ciò migliore in campo. Parete. 2 gol e assist. Puoi dire solo dove cazzo eri ieri? Ero qua al bar. Ah. Pomeriggio. Ieri pomeriggio. A giocare, a pallone, a giocare. Verdi si è allenato, ieri ha giocato. Incredibile. Oggi ha giocato, ha segnato. Buono da 20 euro alla Decathlon. Perché? Capo cannoniere. Pure! Senza essere arrivato in finale, eh? Senza essere arrivato in finale. Ah, Maggioni scatenato, ragazzi. Ma... Weekend perfetto, possiamo dire, tranne la febbre. Tranne la febbre che ha rovinato tutto. Ah, questa Vale potrebbe essere contenta di questo weekend. Ah, non hai vinto un weekend, è un buon decreto, Ma la porta è debole. Ma il segreto di questo Maggioni, del giocattolo Maggioni, è la signora Maggioni, la signora Valeria. Ha fatto rinascere. Cioè, tipo... Che sa? È un pagano un po' azzardato, eh. Possiamo dire un po' come Cassano con la sua Carolina. Sì, si può dire. Ritrovato l'amore, l'entusiasmo. Mamma mia. Piedi, velocità, tutto. Comunque sì, ragazzi, lo lasciamo andare perché non sta andando bene. È tornato qua apposta per fare l'intervista, eh. A differenza di qualcun altro che settimana scorsa è scappato. Cioè, era stato il migliore in campo, avendo regalato il pareggio allo Zivido al 95esimo. Oh, fra, intervista, eh? No, devo andare a casa. Muro, cosa stai facendo? Stai prendendo i piedi? Ah, è vero. Guarda. Ah, pure servito. No, ragazzi, lui è un bravo ragazzo, io gli voglio bene, eh. Non diciamo queste cose. Siamo bravi ragazzi, staremo uniti per raggiungere quell'obiettivo che si chiama e chiedi scusa per settimana scorsa. Scusa ai tifosi, alla squadra, alla società e compagni. Oggi c'è Birillo Muro. Ragazzi, visto che ci siamo, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Gaucho. Leo Gaucho. Buonasera a tutti, buonasera. Torna disponibile. Rientra in campo al posto di Trombetta. E il finale regala il 3-1 che risulterà decisivo perché la partita finisce 3-2 e abbiamo vinto 3-2. Insomma, tutte note positive. Si è curato bene in Brasile. Il dottore. Mi scusi, dottor Leone. Dottor Leone. Mi dica, signor Trombetta. Bentornato, anche lei. Comunque, allora, tutte note positive. Abbiamo vinto. Birillo Muro. Birillo Muratore. Ricordiamo una punizione calciata a 200 all'ora dell'avversario, muratore in barriera così, colpito sulla tempia così. Eccolo. Steso al tappeto. Lo facciamo un coro? Ora c'è la sosta, domenica non si gioca. Più stretti? Domenica non si gioca. Si gioca tra 2 settimane. Io concluderei dicendo... come gioca Maggioni! Ciao a tutti! Ciao ragazzi!